Buon pomeriggio, mister. Buon pomeriggio. Le giro le domande dei colleghi giornalisti alla vigilia della partita tra Cosenza e Venezia. Partiamo da Pier Giorgio Giorno. Come stanno, innanzitutto le chiede come stanno Carretta e Schiavi, saranno tra i disponibili? Contro il Venezia bisognerà fare attenzione alla fase difensiva, visto che è una squadra che segna molto, soprattutto in trasferta. Schiavi credo che non sarà disponibile, dobbiamo vedere l'ultimo esame. Però credo che per questa, speriamo che per l'altra ci sia. Carretta dovrà essere disponibile, sta bene, quindi poi valuterò se metterlo in campo o meno, insomma. Fabio Mandato, mister, molti tifosi chiedono il reale motivo perché non si dà maggiore fiducia a Petre. Ma la fiducia la do sempre, soprattutto, ripeto, il concetto di alleno durante la settimana a tutti come se... devono scendere in campo dal primo minuto tutti, perché si devono far trovare pronti quando è il loro momento, devono togliere fuori anche ciò che hanno dentro, perché è importante questo. E quindi il ragazzo, quando è il momento, si deve far trovare pronto, deve sfruttare che sia 10 minuti, sia una gara, come tutti gli altri comunque alla fine. Franco Segreto, qual è la tattica da adottare contro una squadra che attualmente è una delle più in forma del campionato e quali gli accorgimenti e le giuste contrarie per gente come Aramu che, giocando tra le linee, spesso e volentieri riesce a mettere in difficoltà le difese avversarie? Sì, noi guardiamo l'avversario, lo studiamo, ovviamente lo affrontiamo con il nostro credo. Sia in fase di possesso palla, ovviamente in base alle pressioni avversarie cerchi di sfruttare determinate situazioni, e allo stesso modo in non possesso noi, in base a ciò che dice l'avversario, a come costruisce l'avversario, poi affrontiamo la gara. Aldo Morelli, il Cosenza dovrà giocare 4 partite in 15 giorni da qui alla pausa di gennaio, cosa si aspetta in termini di punti? Sì, ma noi guardiamo gara dopo gara, perché è quello che bisogna fare per rafforzare questo percorso di crescita che dobbiamo assolutamente tramutare in punti, perché a me non piace solo giocare bene, a me piace innanzitutto vincere e poi giocare bene. È normale che vinci, alla lunga vinci se giochi bene. Questo sono convinto di questo concetto, quindi rafforzare ciò che siamo e fare sempre qualcosa in più. Se non arrivano le vittorie, devi fare qualcosa in più, dobbiamo tirar fuori tutto quello che c'è da tirar fuori, insomma. Mario Ferrantino, dopo la sconfitta di Cremona, come ha visto i ragazzi? Giocheranno con i famosi occhi della tigre e sulla stessa falsariga Pippo Gatto, partita difficile in momento critico quando la squadra gioca ma non raccoglie quanto seminato. Che Cosenza ci dobbiamo aspettare? Allora, quello che vi posso dire è i ragazzi li vedo determinati in ciò che proponiamo, attenti, c'è una massima attenzione da parte dei ragazzi, da parte di tutti, perché il nostro percorso va attraverso determinati concetti, che è quello di proporre gioco, di cercare di attaccare l'avversario alto, poter far la gara, cerchiamo di farla per 90 minuti, tante volte non ci riesci. E quindi la squadra è concentrata, è sul pezzo, è arrabbiata quando non si vince. Vi assicuro che quando si vince come Ascoli non fa molti voli la squadra, perché è consapevole che tutte le gare sono gare dure, e se ne vinci una non puoi cullarti, perché il campionato è lungo, se ne perdi una non puoi buttarti giù. Dobbiamo rafforzare ciò che siamo e ripeto, tramutare ciò che siamo in vittorie, perché per noi le vittorie sono fondamentali, sono vitali, anche perché ci danno quella serenità in più di poter lavorare alcuni concetti che vogliamo rafforzare, che magari oggi vorrei vedere ma ancora non vedo, nonostante è difficile in questa squadra non vedere una squadra che propone gioco, ma voglio che propone gioco in un determinato modo e ci sto cercando di lavorare, insomma.
Roberto Barbarossa, domani ci vorrà un Cosenza determinato e cattivo come quello visto nel finale della scorsa stagione per conquistare tre punti fondamentali. I ragazzi sono pronti? Accorpiamo anche il pensiero e la domanda di Alessandro Storino. Mister, tatticamente e fisicamente la squadra non desta alcun tipo di preoccupazione. Secondo me, visto che l'andamento comunque delle ultime partite è stato sempre quello di un controllo totale per gioco ed occasioni, al di là di quello che poi si è realmente raccolto. Ma mentalmente come stanno i suoi uomini, pronti a trasformare in energia positiva la rabbia dopo l'ingiusto KO di Cremona? Allora, per quanto riguarda le due domande, la rabbia, la cattiveria che eravamo, lo siamo sempre cattivi, abbiamo sempre rabbia, abbiamo sempre... Quest'anno forse, perché poi ci lavori, c'è più tempo, quindi forse costruisci in un modo diverso, avvolgi di più il gioco. L'anno scorso ripartivi di più, avevi altre caratteristiche, ma perché avevamo anche poco tempo. Quando costruisci molto gioco, devi comunque questa mole di gioco tenere sempre alta l'attenzione, perché se costruisci tanto comunque ti esponi pure un po' di più, è normale, anche se noi alla fine forse abbiamo concesso in queste gare uno o due ripartenze, siamo anche bravi nel lavorare sulle preventive. È normale che l'aspetto mentale nella costruzione del gioco, nell'arrivare in quel punto con più uomini che sappiamo che è l'area di rigore e metterla dentro, poi alla fine cambia tutto, perché avete visto Ascoli, una volta la palla è entrata cambia davvero tutto. E non è un aspetto psicologico questo, è proprio un aspetto concreto. Il far gol ti fa cambiare poi la dinamica, le dinamiche della gara. Però noi devi arrivarci sempre con quello che vedete, con il nostro gioco, insomma, che può essere verticale, può essere a volte orizzontale, ci arrivi diversamente, può essere di ripartenza. Le fasi della gara sono tante, devi essere bravo in ogni fase a sfruttarla nel miglior modo, insomma. Osvaldo Morisco, in concerto con il DS e la società, avete intercettato qualche unità aggiuntiva che nel mercato di riparazione potrà lenire la sterilità di realizzazione davanti le porte avversarie? Vi assicuro che io guardo a quello che ho in casa, perché deve essere così. Ho quattro gare fondamentali, importanti, devo mettere punti sulla classifica e devo guardare e devo tirare il meglio di ciò che ho in casa. Sono ragazzi che lavorano in un modo eccezionale e sto spingendo tutti a dare tutto, davvero quello che si ha, dal primo all'ultimo, perché abbiamo bisogno di tutti questi ragazzi per portar punti alla nostra causa. E in ultimo Fausto Nardi, potrebbe essere ipotizzabile nel 3-4-1-2 far giocare come terminali offensivi Petre e Iozzi da innescare con cross e verticalizzazioni? Ma le verticalizzazioni le inneschi con giocatori veloci, innanzitutto, quindi se andiamo a attaccare devi essere verticale, magari con due giocatori più fisici, magari lo fai quando hai una squadra magari un po' più schiacciata, ha bisogno di riferimento per poi arrivarci diversamente, però sono opzioni, ci possono stare nel calcio. Ripeto, io durante la settimana lavoro tutte le situazioni, perché poi la domenica ti può servire qualsiasi cosa, ti può servire qualsiasi caratteristica, soprattutto di questi ragazzi che conoscete ormai bene, quindi ci può stare tutto e quindi l'importante è lavorare, ripeto, tutti allo stesso modo con un unico pensiero, è quello di lavorare per la squadra, insomma. Grazie mister e forza lupi. Grazie a voi e forza lupi sempre.